Olmo era stato reclutato come bersagliere. I fanti piumati all'epoca sono già un corpo leggendario e durante la Grande Guerra sono i primi a usare la bicicletta. Eh sì, anche il cavallo di ferro partecipa alla guerra. Diventa il mezzo di trasporto di ben 10 battaglioni di bersaglieri. Per la precisione viene adottato un modello speciale prodotto dalla Bianchi. Una bicicletta con gomme pneumatiche piene, telaio molto robusto ripiegabile in due per metterla in spalla e sospensioni su entrambe le ruote. Oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Lasciamo le trincee della Prima Guerra Mondiale per un altro scenario che si è aperto pochi anni prima, il Giro d'Italia. E sì, perché i primi giri sono per l'appunto delle vere e proprie avventure su fuori strada. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Se i contadini le usano per portare i prodotti della terra in città, ce ne sono altre che fanno il tragitto opposto, portandosi dietro dei veri e propri esercizi ambulanti. Biciclette che oggi sembrano folcloristiche, ma che a ben vedere sono il frutto di sistemazioni geniali, tali da supportare i mestieri più svariati, dal muratore allo spazzacamino, dal fabbro al pompiere, dall'idraulico all'arrotino. Insomma, bici specializzate che resteranno in uso a lungo, diventando parte del costume italiano. Parte il fatto che poi viene sempre qui qualcuno a parlarci di lui, che pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti. Sulla strada. La ragazza non si cura del pericolo, vede solo un soldato che sta rubando la bicicletta e allora gli corre dietro. Lo raggiunge, lo prende per un braccio, cerca di spingerlo via, ma non ce la fa. È grande e grosso e quando si sente tirare il braccio comincia ad imprecare, ad urlare minacce, che però non fanno nessun effetto perché lei ormai è tremendamente arrabbiata. Passa la guerra sopra questi campi e di grano e fieno si raccoglie niente. Sono mine e bombe, sono carri armati, sono boi d'agnelli presi ed ammazzati. Passa la guerra sopra queste donne e nei loro sguardi non rimane niente. Gli anni dal 45 al 60 sono il periodo d'oro del ciclismo, poi comincia il declino. Con l'avvento delle nuove tecnologie la bicicletta diventa un prodotto del passato. Il giro stesso mantiene una visibilità nella misura in cui si adegua alla società dei consumi. Bicicletta, due ruote leggere, due pensieri rotondi, pieni di luce, per capire la strada e sapere dove conduce. Bicicletta, due ruote sottili, due idee piene di vento, per pensare discese, per sapere la gioia e lo spavento. Bicicletta, due ruote leggere, due parole rotonde, piene di festa, per parlare col mondo e sapere quanto ne resta. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.